Giumba! Devo proprio rivederlo il film. Giumba! Altra scena comunque che dobbiamo solo scappare dall'alieno cattivo che ci insegue. Oddio mio. Dove tu va? Io comunque mi ricordo ancora il giocattolo di Lilo e Stitch che regalavano aia al McDonald's, e uno di quelli era proprio Jumba. Oh, aspetta. E io me lo ricordo, ce l'avevo Jumba. Tu lo riempivi d'acqua e lui sparava con la pistola d'acqua. Era una cagata, eh. Aia. Però erano quei giocattoli carini che una volta il McDonald's faceva. Sono quelle cose che dici, ora capisco perché qualcuno le collezioni ancora adesso. Aia. E li vendeva su, e li vende su eBay. Li avessi tenuti anche, anzi, facciamo un attimo chiarezza su questa storia. Io avrei tenuto tutta la mia roba fin da bambino, se non fosse che qualcuno me li ha buttati via tutti. Minchia. Uff. Che culo all'ultimo colpo. E come sempre, la telecamera si è oscurata nel momento più sbagliato. La casa di Lilo, siamo ritornati dove tutto è iniziato. Ora, se non ricordo male, si sale verso il vulcano. Giusto? Stitch, dobbiamo andarcene da qui. Stitch! E quella cos'è? Gancho! Perché continua a suonare? Che cosa succede, Stitch? Sì, sono d'accordo, Stitch. Tu pensi che forse qualcuno ti stia cercando? No, ma va? Oh, ma forse ce ne sono ancora. Dobbiamo trovarli e liberarcene subito. Ah, ecco! Li butteremo nel vulcano! Sì, è una bella idea. Andiamo in un vulcano, raccogli 16 dispositivi di rilevamento. Andiamo in un vulcano, Lilo, è un'ottima idea. Perché buttarli nella discarica, distruggerli a martellate. No, 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 buttiamoli nel vulcano. La valle, hey yow! E ci sono le noci di cuoco. Una noce di cuoco. Due noci di cuoco. Tre noci di cuoco. Ok, per un attimo non mi ricordavo se lei era quella da uno o da tre colpi. Ti prego, l'importante è che non ci siano più i totem. I ragni giganti te li accetto ancora meglio dei totem che sparano le palle di fuoco. Veramente. Cinghiale. Vieni qui. Perfetto. Dammi tutte le noci di cocco. Perché ho l'impressione che quella pedana lì potrebbe cascare se ci salto sopra? E invece la gravità ha fatto il suo dovere, non è caduto. Ed è da qui che hanno preso l'ispirazione per fare Minecraft. Dai, Lilo. Ok, calmi. Dai. Ecco fatto. Perfetto. Puff. Altre noci di cocco. Dai, cinghiale! Chissà se potevo uccidere il cinghiale con la TNT. Nel senso, eccolo là, un altro totem invece. Nel senso, io lo mettevo davanti al suo percorso e lui ci si schiantava contro. Quello intendevo. Questo mi ricorda molto. Perfetto. Insanity Island. Quando c'è quel percorso con i mattoni che tu sali sopra nei primi livelli di Crash. Perfetto. Vi spiego cos'è successo, l'avete capito dal video. Perché magari pensate che io sia stupido. Comunque non mi ricordavo che cadere
in acqua nella, va bene, nella lava ancora, ma è probabile che fosse successo anche prima in acqua. Ahia, che male. Ma stai zitto e muori. Comunque, non so se vi siete resi conto di quello che è appena successo, ma in sostanza io saltando sopra quel barile, la collisione mi ha fatto scivolare di lato al barile e di conseguenza quello che è successo è che Lilo è atterrata nel vuoto e di conseguenza io sono caduto nella lava. Stiamo attenti al glory orb di Freddy Krueger. Oh no, non doveva uscire così la battuta. Dio mio, però sto fiume di lava è terribile. Ecco fatto. Sali su. Certo che però ste pedane di legno magico è incredibile che riescano a resistere. Allora aspetta, tac tac, fai arrivare l'altra palla di lava. Tu mi trasporti a qualche parte? No, eh. Ecco fatto. Torna indietro, per favore. Ho bisogno di te. Torna qui. E intanto lei... mi ricorda un po' la caverna delle meraviglie di Aladdin, questo livello. La versione Kingdom Hearts 2 nella fattispecie... No, non è vero. La versione 358 Days, quella del DS. Credo. Sì, era fatta così all'inizio, nel 358, se non ricordo male. E comunque, noi sti cucchiai magici, la mossa triangolo, non la usiamo mai. L'abbiamo usata una sola volta e ve l'ho fatta vedere io come funzionava. E basta, poi non la usiamo mai. Ecco qua. Mori. Un barile io me lo porterei a casa. Perfetto. Magari contro... un nemico di tale grandezza lo possiamo usare. C'era per caso una cura qui? Non mi sembra, vabbè, non importa. Avanziamo. Al massimo la troveremo, no? O al massimo creperemo. Beh, in ogni caso ritorneremo a full vita. Certo. Che raggio c'hai tu per sparare, eh? Maledetto. Vieni qui. Vabbè, non importa. Ma stai zitto, scemo. Uno e due. Perfetto. Ce ne mancano solo tre e guarda un po'. Uno, due e... Tarae! Eccoli qui. Molto bene. Certo che vedere un fiume accanto a una caverna fatta di lava e tutta quest'erba ti fa pensare in modo strano che la natura funzioni in modi diversi da come la pensi tu. L'osservatorio.